Quello che vorrei fare oggi è provare a ricostruire molto rapidamente il percorso delle dinamiche, delle politiche della memoria e delle culture del ricordo in Italia in relazione alla resistenza al fascismo, inquadrandola in un contesto più ampio che quello delle politiche della memoria in Europa e della costruzione delle memorie pubbliche europee. Il punto di riferimento, anche direi principale, storiografico, quando si parla di memoria europea della Seconda Guerra Mondiale, resta Tony Judd, cioè questo storico inglese molto, molto noto, molto importante, giustamente importante, scomparso anche prematuramente, il quale indicava due grandi fasi della memoria europea, una fase che è quella successiva proprio alla fine del conflitto mondiale, quindi 1945 come momento spartiacque, e poi un'altra fase completamente nuova che invece, prego, prego, che è quella che diciamo, si crea dopo l'89, no? Il post-89, che corrisponde ovviamente al crollo del sistema bipolare della Guerra Fredda. La cosa interessante nella riflessione di Tony Judd è che le caratteristiche della memoria europea della Seconda Guerra Mondiale, come vengono create sia nella prima fase che nella seconda, sono caratteristiche comuni a tutti i paesi dell'Europa, indipendentemente dalla separazione est-ovest. Cioè, secondo Tony Judd, fra il 45 e il 48 si creano delle memorie pubbliche in Francia come in Polonia, per capirsi, in Norvegia come in Slovacchia, che hanno delle caratteristiche appunto condivise, che sono fondamentalmente due sono i pilastri di questa memoria europea, l'esaltazione in qualche modo della resistenza antinazista o anche antifascista, con una visione epica corale della resistenza. Come dire, tutti i francesi, tutti i jugoslavi, tutti i norvegesi hanno partecipato alla resistenza e accanto a questa, e se ci pensate anche correlato a questa visione, l'idea che they did it, loro sono stati, i crimini li hanno fatti solo i tedeschi. È una visione della memoria europea basata su questi due pilastri, che secondo Tony Judd è una memoria che presenta molti problemi, perché chiaro ha una base di verità, ha un nucleo di verità, movimenti di resistenza effettivamente sono stati in tutti i paesi, indubbiamente la Germania e i tedeschi hanno avuto la responsabilità principale nello se non unica, diciamo, nello scatenamento della guerra e nei crimini terribili che sono stati fatti, perpetrati durante la guerra, però c'è tutta un'altra parte di verità che viene nascosta. Che cosa? Il collaborazionismo, i collaborazionismi in tutta Europa e il fatto che i crimini di guerra li hanno fatti tutti, non solo i tedeschi, ma anche i loro alleati, ma anche i vincitori. Allora, il punto è come si pone il caso italiano dentro questo contesto europeo? Beh, ci si pone pienamente da un lato. No? Anche in Italia viene elaborata una master narrative, cioè una memoria pubblica nazionale incentrata sull'esaltazione della resistenza come moto di popolo corale, no? Un popolo alla macchia, come scriveva Luigi Longo, tutti gli italiani hanno partecipato o hanno sostenuto, diciamo, praticamente o quantomeno sentimentalmente la resistenza. Quindi, no? Una cosa, una visione uguale a quella che c'è negli altri paesi ed europei. C'è però una, diciamo, una particolarità italiana, anzi direi almeno due particolarità italiane, perché l'Italia di Mussolini è stato il principale alleato della Germania nazista, se uno va a scandagliare bene, ha avuto un ruolo fondamentale, importante, cruciale anche nello scatenamento della guerra, o meglio, nella disgregazione, disintegrazione dell'ordine di pace che era stato creato dopo la Prima Guerra Mondiale. Basti pensare alla guerra d'Etiopia, no? L'aggressione del 1935, cioè in realtà l'Italia Mussolini è costantemente in guerra dal 1935. In Etiopia mandiamo mezzo milione di soldati, non una missioncina, 3 o 4 mila soldati, no, no, mezzo milione di soldati, armati con il meglio che c'era allora, senza soluzione di continuità, 80.000 soldati italiani partecipano alla guerra civile in Spagna appoggiando Franco, poi c'è anche la conquista, diciamo così, dell'Albania ancora prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale.
Quindi l'Italia non è un paese, ovviamente, paragonabile a chi ha subito, no, l'aggressione nazista, francesi, norvegesi, jugoslavi, eccetera, ma non è paragonabile nemmeno ai cosiddetti satelliti minori dell'asse, non è paragonabile all'Ungheria, non è paragonabile alla Bulgaria, paesi che, o alla Romania, che in un primo momento della Seconda Guerra Mondiale anche loro stanno dalla parte del nazismo, per poi avere poi un decorso simile a quello italiano. Ma le responsabilità italiane sono molto maggiori. L'Italia è stata la culla del fascismo, l'Italia, come vi ho detto, ha avuto un ruolo fondamentale nella disgregazione dell'ordine internazionale negli anni 30, l'Italia è il principale alleato della Germania nazista. E allora, dove sta questo elemento? Beh, come si riverbera nella creazione di una memoria nazionale, a parte l'elemento della resistenza comune agli altri paesi europei? Ad esempio, lo vediamo nel tentativo della classe dirigente, sia quella monarchica, connivente col fascismo, corresponsabile delle guerre fasciste. Badoglio era capo di Stato Maggiore delle Forze Armate italiane nel 1940, poi viene rimosso dopo la prova pessima, ovviamente, della guerra in Grecia, ma era stato per anni il capo delle Forze Armate fasciste, per capirsi. Quindi loro hanno un interesse, Badoglio ha un interesse a coprire quell'esperienza lì, diciamo, quell'esperienza di guerre e di crimini di guerra. Ma anche la classe dirigente antifascista, che dopo la svolta di Salerno collabora, no? Fa parte dei governi di unità nazionale, all'aprile 1944 tutti i partiti dai liberali ai comunisti stanno al governo, ebbene anche la classe dirigente antifascista partecipa a che cosa? All'idea in qualche modo di distinguere le responsabilità italiane da quelle tedesche. E allora qui c'è l'elemento appunto, diciamo, peculiare della memoria italiana, che è caratterizzato dalla creazione di un'immagine positiva, edulcorata, qualcuno oggi direbbe buonista, dell'italiano in guerra, il bravo italiano contrapposto al cattivo tedesco. Noi italiani siamo sempre stati nel nostro cuore antifascisti, lo abbiamo dimostrato dopo il settembre del 43, combattendo la resistenza, ma anche prima eravamo diversi, non eravamo fascisti. Eravamo contrari alla guerra del duce, né voluta né sentita, come disse Badoglio, e lo abbiamo dimostrato concretamente, ma attraverso che cosa? Il nostro comportamento. In Grecia i tedeschi cosa facevano nel 41? Rubavano il pane ai greci, li facevano morire di fame, noi invece spezzavamo, il nostro soldato spezzava la sua pagnotta e la dava a bambino greco affamato. Abbiamo salvato gli ebrei, strappandoli dalle grinfie dei camerati tedeschi, intrisi di furore eliminazionista, ci siamo sempre comportati appunto da bravi italiani. Allora, questo elemento è un elemento che connota la memoria pubblica italiana, è un elemento di lungo periodo, affianca l'esaltazione della resistenza, permette di, come dire, ridimensionare, se non completamente annullare, le responsabilità della guerra fascista. Ed è un elemento che è condiviso anche a sinistra, per capirsi. Poi magari se ne può parlare meglio. Perché anche a sinistra, perché dico solo una parola se ci capiamo, perché con chi ce l'hanno le sinistre? Beh, ce l'hanno certamente con i fascisti, ce l'hanno con i generali, ma non col soldato italiano. Il soldato italiano è quello di cui parla Luigi Longo proprio nel libro Un popolo alla macchia, per cui è il soldato che è andato a combattere una guerra che non voleva, la guerra di Mussolini, e quando è arrivato in Jugoslavia, in Grecia, ha solidarizzato immediatamente, o in Russia, ha solidarizzato con la popolazione locale, tanto da scegliere nel 1943 di passare a combattere con i movimenti di resistenza locali, Grecia, Albania, eccetera, Jugoslavia, eccetera. Una scelta in realtà, diciamo, fatta da un numero consistente di italiani, 40-50 mila, ma assolutamente minoritari rispetto ai 600 mila soldati italiani che combattevano in quel contesto. Ma quindi capite, anche dal punto di vista delle sinistre, vale il bravo italiano contrapposto al cattivo tedesco, che poi vale anche perché c'è un nucleo di verità. È inutile che ce lo neghiamo, no? La differenza di comportamento c'era stata. Effettivamente gli italiani hanno salvato qualche migliaio di ebrei, i tedeschi li hanno sterminati, non solo i tedeschi, anche gli ustascia croati. Non sei, ora, soprattutto gli ultimi studi dimostrano, alcuni studi in corso in questo momento, ad esempio Federico Goddi a Roma, dimostrano come gli italiani non salvassero gli ebrei perché per il loro buon cuore,
ma si facevano pagare lautamente. Ci sono tutti i tariffari, le ultime ricerche hanno trovato il tariffario per ogni ebreo, cosa doveva pagare l'ebreo per essere salvato. In ogni caso li abbiamo salvati, mentre i tedeschi li hanno sterminati. Altro elemento della memoria italiana legato alla contrapposizione bravo italiano cattivo tedesco, contrapposizione, no, stereotipi, cioè tanto diciamo emerge la bontà dell'italiano quanto la si mette a fianco, lo si contrappone, lo si paragona invece alla perversità del tedesco, anche quella è una cosa reale, non è che non era così, non era frutto solo di invenzione. Accanto a questi elementi, quindi due elementi, resistenza, bravo italiano contrapposto a cattivo tedesco, c'è un terzo elemento che è quello che riguarda il giudizio del fascismo, appunto si chiedeva specificamente una valutazione del fascismo. Il giudizio sul fascismo fin dall'inizio, cioè fin dal 45, è un giudizio, anche questo, basato sulla comparazione con il nazismo tedesco. In quanto tale, il fascismo non può non emergere come una caricatura di regime, per capirsi, no? Questa tendenza, cioè a, diciamo, caratterizzare, dare un giudizio, una raffigurazione del fascismo, sempre misurandolo sul metodo del nazismo, arriva fino ad oggi. Cioè è un elemento che non è mai scomparso, se voi prendete la televisione, sia nel discorso pubblico, le televisioni, ma anche nella storiografia. Una delle caratteristiche fondamentali, una delle tante cose dell'opera di De Felice, come ha sottolineato Santo Massimo, è che De Felice riprende questa distinzione, che poi ovviamente ci sono elementi di distinzione fra i due regimi, riprende la distinzione fra fascismo e nazismo, la esaspera, la tira fino a separarli completamente, come se fossero due regimi di natura assolutamente diversa. Visto che parliamo di De Felice, visto che poi dopo qualcuno per me parlerà di Shoah e avete parlato ampiamente di Shoah, vi ricordo la famosa intervista di De Felice al Corriere della Sera, doppia intervista a Giuliano Ferrara, 87-88, in cui De Felice arriva ad affermare che il fascismo italiano è fuori dal cono d'ombra dell'Olocausto, non ha niente a che vedere con la Shoah. Ovviamente questo, la Shoah invece, ha tutto a che vedere con il nazismo. Quindi tre elementi nella narrazione, nella costruzione, nell'elaborazione della memoria pubblica nazionale della Seconda Guerra Mondiale e del fascismo: esaltazione della resistenza, bravo italiano contrapposto al cattivo tedesco, giudizio sul fascismo come dittatura benevola, sostanzialmente costruito questo giudizio in comparazione con il nazismo, raffigurato come la quintessenza della malvagità, totalitarismo d'acciaio, i tedeschi tutti convintamente nazisti e antisemiti, mentre gli italiani non fascisti, magari fascisti solo per opportunismo, no? Bisognava prendere la tessera, se no non si mangiava. Queste sono delle caratteristiche di fondo, diciamo così, della memoria nazionale. Non ho preso, quando è che ho iniziato a parlare, che mi sono distratto? 35, quindi devo finire ai 20, alle 16:20, va bene, no, se no vado, che poi sono appena tornato alle vacanze, non ho i tempi, ho aspettato 4 ore in aeroporto a Lisbona l'altra sera, sono un po' fuso. Va bene, allora, vediamo un po', chiaramente si potrebbe stare ore a parlare dell'evoluzione della memoria della resistenza, nella fase di cui parla Tony Judd, cioè nella fase dal 45 all'89. Mi limito solo a alcune osservazioni. È una memoria che ha un carattere dominante e unitario, in quanto costruita da tutti i partiti, no, dell'antifascismo, dai liberali ai comunisti per capirsi, solo praticamente nei primi 2 anni, fino al 47. Perché poi arriva la guerra fredda, arriva la contrapposizione ideologica, no, fra est e ovest, e immediatamente quella memoria della resistenza di cui vi ho parlato, di cui abbiamo accennato più che parlato, e entra, diciamo, in uno stato di fortissima tensione. E cos'è che viene messo sotto accusa? Beh, soprattutto la resistenza di matrice comunista, ovviamente, cioè nel contesto della guerra fredda l'anticomunismo entra in competizione con l'antifascismo.
E ci sono già anche, c'è un altro elemento più specifico di questo anticomunismo che è l'antitotalitarismo. Perché non va bene la resistenza di matrice comunista? Perché è una resistenza totalitaria. Perché il Partito Comunista faceva riferimento all'Unione Sovietica, quindi al comunismo sovietico, al totalitarismo sovietico, dunque non va bene perché stiamo parlando di totalitarismi. Sono gli anni in cui soprattutto, diciamo, a parte delle scienze sociali americane, in generale degli Stati Uniti, c'è un uso dell'antitotalitarismo, quasi un uso politico, per cui i totalitarismi si riducono sostanzialmente al comunismo sovietico. Allora, quindi una memoria della resistenza che entra in crisi, è soggetta a delle tensioni fin dall'inizio. È appena uscito qualche mese fa un libro di Michela Ponzani sulla resistenza sotto processo, insomma un titolo di questo genere, che ricorda ad esempio le centinaia di processi intentati ad ex partigiani, quasi tutti comunisti, fra il 48 e il 53, gli anni della prima legislatura, per atti commessi, per cose fatte durante la resistenza considerate atti illegali. Cioè, se un partigiano aveva requisito una mucca, parliamoci chiaro, ma banda comunista requisiva una mucca a un contadino nel 44 perché doveva alimentarsi, ecco, quel gesto lì è considerato un furto nel 49 e quei partigiani che hanno fatto quell'atto sono considerati dei ladri e messi in carcere. Questo per capirsi di cosa stiamo parlando. Nonostante questo, nonostante questa forte tensione, la memoria della resistenza tiene. A chi si deve dire un grazie? A De Gasperi. Ve la butto proprio là. A De Gasperi, ovviamente, a tutti quelli socialisti, comunisti, azionisti che mi stanno più vicini, che credevano nella resistenza. Ma se non si è andati al di là, se non si è, diciamo, superato l'antifascismo o l'anticomunismo, in gran parte si deve anche al nostro De Gasperi che ha messo dei paletti, no? Si è opposto all'operazione Sturzo, all'accordo col movimento sociale nelle elezioni amministrative a Roma. E poi cosa ha fatto? Una cosa a livello. I processi sono importanti, molto importanti per costruire i paletti della memoria. De Gasperi ha denunciato Guareschi perché Guareschi, utilizzando falsi documenti, aveva sul suo giornale il Candido accusato De Gasperi di aver chiesto agli alleati di bombardare Roma nel luglio del 43. E no. Qui ci sono dei limiti, dei paletti da rispettare. Quella è la classica accusa neofascista nei confronti dell'antifascismo, il tradimento della patria. Cioè De Gasperi viene accusato di aver tradito la patria per aver chiesto agli alleati di bombardare Roma. Non ci sta. Lo accusa non un neofascista ma un monarchico conservatore come Guareschi, ma De Gasperi porta in tribunale Guareschi che viene condannato. Ecco, quindi ci sono dei paletti che tengono, ora vado avanti, poi la memoria della resistenza torna per così dire in auge negli anni del centro-sinistra, dopo i fatti, no, scusate, di Genova, insomma noti nel 1960, insomma, negli anni 60 entra nel pantheon della nazione, no? Ci sono il ventennale della resistenza, viene creato un comitato celebrativo presieduto da Aldo Moro, in cui sono presenti comunisti che invece nel 48 non potevano parlare, cioè, tanto per dirvene uno. Però vedo che il tempo corre, quindi corro anch'io. E vediamo che cosa. Poi ci sono ovviamente contrapposizioni molto interessanti interne alla sinistra, no? Il mito della resistenza tradita, la sinistra rivoluzionaria che nel 68 accusa il Partito Comunista di aver tradito la resistenza, per averne imbrigliato la carica rivoluzionaria con quell'accordo, la svolta di Salerno. Ci sono gli anni 70, gli anni del terrorismo, in cui il sistema politico utilizza in qualche modo la memoria della resistenza per fare argine alle sfide eversive sia dell'estrema destra sia dell'estrema sinistra. Il tutto culmina dopo l'uccisione di Aldo Moro, nell'elezione di Sandro Pertini alla presidenza della Repubblica, il presidente partigiano. Dunque uno dice benissimo, memoria della resistenza è all'apice, è al top, è Quirinale, abbiamo eletto un partigiano. E invece proprio in quegli anni, seconda metà degli anni 70, entra in crisi il cosiddetto paradigma antifascista. Crisi durissima. Entra in crisi perché cambia il contesto internazionale. Il contesto internazionale è sempre un elemento fondamentale. Sono gli anni della seconda confrontation, della seconda guerra fredda, gli anni dell'invasione sovietica dell'Afghanistan, della questione degli euromissili,
dopo la distensione dei primi anni 70, no? Vi ricordate l'Ostpolitik di Willy Brandt, Helsinki, tutta quella roba lì? Abbiamo invece di nuovo una fortissima contrapposizione a livello internazionale fra blocco occidentale e mondo comunista, che rialimenta anche in Italia l'anticomunismo di matrice liberale, di matrice cattolica, con una novità interessante, e tornano fuori tutte vecchie, vecchie polemiche nei confronti della resistenza comunista. Ve le sintetizzo senza entrare in particolari, se no non ne usciamo più. L'omicidio di Giovanni Gentile a Firenze, fatto dai GAP comunisti, l'attentato di Rasella a Roma, Porzius, quindi la resa dei conti, diciamo così, della bande partigiane comuniste che fanno fuori lo stato maggiore della Osoppo, una formazione partigiana che si opponeva alle mire annessionistiche dei partigiani sloveni, eccetera, sul confine orientale italiano. Il triangolo della morte, il triangolo rosso e così via. C'è una novità in tutta questa polemica degli anni Ottanta. La novità è che questa polemica adesso non viene più soltanto dalla destra neofascista, dalla destra conservatrice, dai Montanelli, non viene più dalla destra cattolica, del Noce, viene anche dal Partito Socialista di Craxi, con una sorta una sorta di schizofrenia, perché al Quirinale abbiamo il presidente partigiano Pertini che parla della resistenza con toto corde, diciamo così, mentre nella stampa socialista Mondo Operaio Avanti si ritorna a fare in polemica col Partito Comunista. Si accusa il Partito Comunista di essere totalitario, ritorna alla questione del totalitarismo. L'antifascismo di per sé non significa democrazia, per essere veri democratici, diciamo, inossidabili, bisogna essere antitotalitari. Quindi questa è una novità, sono gli anni anche del revisionismo storico, De Felice ne abbiamo parlato, che è importante non solo, non tanto in quanto tesi storiografiche di De Felice, che sottolineano, no, la capacità anche di modernizzazione del regime fascista, la capacità di creare un consenso da parte del regime fascista. Quello che è importante è la vulgata mediatica di questa lettura del fascismo, che è una lettura che appunto anche in comparazione col nazismo, si diceva all'inizio, descrive il fascismo come una dittatura all'acqua di rosa, bonaria, sottolinea tutti quegli elementi di distinzione fra Italia e Germania, estremizzandole, no? Fino ad arrivare, come vi dicevo, a dire che il fascismo è fuori dal cono d'ombra dell'Olocausto, come se l'RSI non avesse fatto nulla, ad esempio, nei confronti degli ebrei e lo stesso fascismo non avesse introdotto le leggi del 38. Dicevo, è importante la versione mediatica perché c'è una pletora di giornalisti che sono veri e propri agenti multimediali, da Rigo Petacco, Giordano Bruno Guerri, lo stesso Paolo Mieli, volendo ce lo possiamo mettere, insomma, e tanti altri, che sono Indro Montanelli è il più importante, che traducono e trasmettono queste idee di De Felice per il grande pubblico, soprattutto attraverso la televisione. È in questo contesto, quindi siamo negli anni Ottanta, un contesto in cui chiamiamola così, la memoria ufficiale, boh, tradizionale, insomma, la memoria della resistenza è già fortemente scossa, che arriva l'89 italiano. Che cos'è l'89 italiano? È il crollo della Prima Repubblica, no? Cosiddetta Prima Repubblica. Crolla il sistema dei partiti che aveva diciamo, fatto nascere, animato, organizzato la resistenza, fatto nascere la Repubblica, le ha dato la Costituzione repubblicana. Quel sistema nei primi anni 90, come sapete, finisce. E quei partiti escono tutti di scena, in gran parte scompaiono, liberali, socialdemocratici, repubblicani, non si sente più parlare, ma anche i cattolici, la DC, no? Varie scissioni, vari partiti, il Partito Comunista l'aveva già fatto prima, quindi escono di scena e quei partiti che avevano animato la cosiddetta Prima Repubblica e avevano sostenuto la memoria di quella Repubblica incentrata sulla resistenza, nascono forze politiche nuove, che hanno radici completamente diverse. Forza Italia, Lega Nord non hanno radici nell'antifascismo, anche se alcune singole persone, magari fanno parte dei partiti, si richiamano all'antifascismo. Ma poi abbiamo il Movimento Sociale Italiano, Alleanza Nazionale, che se si richiama a delle radici, si richiama a radici opposte, cioè alla memoria antagonistica e rancorosa del neofascismo.
E allora cosa succede? Beh, come in tutto il resto d'Europa, si ha un cambiamento, no, diciamo radicale, possiamo definirlo, delle coordinate della memoria. Questa è la seconda fase anche di cui parlava Tony Judd. Stiamo sul livello europeo. Che cosa succede in Europa in questa seconda fase? Parliamo sempre di memoria. Beh, abbiamo altri due pilastri completamente diversi, non più la resistenza e la colpevolizzazione della Germania, abbiamo la memoria della Shoah come punto di riferimento centrale nella ribalta, diciamo, memoriale, e l'altro pilastro che si afferma soprattutto a partire sulla spinta di quello che avviene nei paesi dell'Europa centrale e orientale è il cosiddetto paradigma antitotalitario. Paradigma antitotalitario si basa sull'equiparazione non semplicisticamente del comunismo al nazismo, ma prima di tutto dei crimini del comunismo ai crimini del nazismo. Questo è interessante perché nel nuovo panorama, se parlo sempre a livello generale, della memoria europea, cambiano anche i protagonisti, no? Nella fase precedente, quella della resistenza, i protagonisti chi erano? I partigiani, quelli avevano preso le armi o avevano comunque rischiato la propria vita per combattere il fascismo e il nazismo. Nel nuovo contesto chi sono i protagonisti? I partigiani? No, di certo, sono le vittime della Shoah e le vittime dei totalitarismi, le vittime del comunismo. Ovviamente questo paradigma antitotalitario è particolarmente forte nei paesi come la Polonia, l'Ungheria, che hanno subito il regime comunista per 40 anni. Si fanno portavoce di questa nuova declinazione della memoria anche a livello europeo, e poi lo vedremo, e grazie, lo dico subito, al sostegno della Germania, riescono a imporre anche all'Europa questa nuova memoria, diciamo, punto di riferimento. Quindi un pilastro, l'antitotalitarismo, che affianca la memoria della Shoah come punto di riferimento alla memoria europea, anche delle istituzioni europee, sto parlando. E in Italia? Beh, in Italia anche qui abbiamo dinamiche analoghe. Anzi, per certi versi, arrivo al punto perché il tempo vedo che appunto sta correndo, l'Italia è a mio avviso il paese dell'Europa occidentale che assomiglia di più per le dinamiche memoriali a quello che avviene nei paesi dell'Europa orientale e centrale, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e compagnia bella. Guardiamo quali sono i punti fondamentali. Beh, vi ricorderete allora la nuova destra di governo, perché quei partiti che erano nati nel 94, vincono le elezioni, Forza Italia, Lega Nord, Movimento Sociale, Alleanza Nazionale, e immediatamente diciamo, richiedono un cambiamento della memoria. Come, perché? Vabbè, perché è ovvio, come base di legittimazione politica, a cosa servono le memorie? Perché le guerre sono dei grandi spartiacque, le memorie? Perché cambiano, ci sono vinti e vincitori. I vincitori utilizzano, e questo sta nelle cose, utilizzano la storia e la memoria, c'è cioè un doppio uso direi politico, per legittimarsi. L'antifascismo è considerato e diciamo avversato apertamente come un valore contrappositivo dalla nuova destra, dividerebbe gli italiani, non è più un punto di riferimento comune, c'è metà Italia che non si riconosce in quei valori. La banalizzo, ma questo ragionamento. E allora in che cosa si vuole costruire? Intanto si vuole fare una bella pacificazione, no? La parola d'ordine, ci dobbiamo pacificare, vecchi antifascisti e vecchi fascisti, per costruire una memoria condivisa, altro slogan, no? Che torna, che va molto in auge, ma dietro la memoria condivisa quali valori davvero vogliamo portare avanti? Beh, è molto evidente guardando il dibattito di allora, ma diciamo, come dire, identifichiamo allora una matrice, una direttrice di marcia che arriva fino ad oggi. I valori che noi vogliamo reintrodurre sono quelli di un nuovo patriottismo, un neonazionalismo. Allora, vediamo la parificazione in che senso? Beh, in nome di quello che un bravo storico inglese, Stuart Wolf, ha chiamato il patriottismo etico. Noi rivalutiamo i ragazzi di Salò, perché loro erano in buona fede, combattevano per la patria, sono rimasti al fianco di Mussolini perché erano in buona fede e volevano lottare per la patria. Ma allora,
andiamo subito un po' al sodo. È esattamente lo stesso ragionamento che porta la Lettonia, non la Lettonia, il governo letto, diciamo, alcune forze politiche in Lettonia, a dedicare una bella targa commemorativa a Tallinn ai giovani lettoni che si erano arruolati nelle Waffen SS tedesche combattendo contro l'Armata Rossa. Loro sono i nostri patrioti, i nostri campioni della libertà. Così come la, chiamiamola, rivalorizzazione di una figura come il maresciallo Graziani, cui, come è noto, un comune a File nel Lazio dedica un mausoleo finanziato dalla regione Lazio nel 2012, mi sembra, è la stessa, equivale alla riscoperta di figure come Ante Pavelic in Croazia, Monsignor Tiso in Slovacchia, il maresciallo Horthy in Ungheria, cioè figure che erano state collaborazioniste dei nazisti, molte di queste anche con forte accento antisemita durante la Seconda Guerra Mondiale, ma sono campioni dell'indipendenza nazionale. Allora, questi sono gli elementi di convergenza fra Italia e questi paesi, con la differenza ovviamente sostanziale però che in questi paesi effettivamente l'antifascismo negli anni era diventato l'ideologia ufficiale dei regimi comunisti, in Italia no, perché non c'è stato un regime comunista. Però le dinamiche sono molto simili. L'altro elemento interessante è il discorso che riguarda il legame fra antitotalitarismo e neonazionalismo. Si è già detto come in tutti questi paesi dell'Europa centrale orientale il paradigma antitotalitario è fondamentale, quindi l'equiparazione fra crimini del comunismo e crimini del nazismo. Ma questo elemento torna anche in Italia, è presente, come se è presente anche in Italia. Ad esempio, non so se avete presente, che la destra italiana in Parlamento, non parlo solo dei giornali, fino a tutto il periodo Berlusconi, cioè fino al 2011, ha provato reiteratamente a chiedere la sostituzione del 25 aprile, giorno della liberazione, con un'altra festa che doveva avere un connotato antitotalitario. Qual è il giorno che è stato individuato? Non subito, perché all'inizio c'erano vari. È stato individuato il 18 aprile, ricordo di che cosa? 18 aprile 1948, la vittoria della DC contro il fronte social comunista, cioè la vera data di nascita della democrazia italiana. Secondo questa lettura non sarebbe il 25 aprile, non sarebbe la fine del fascismo, ma sarebbe il 18 aprile 48 la sconfitta delle forze marxiste in Italia. Questo non è passato. C'è un altro, insomma un esempio, se ne possono fare altri. Interessante è una considerazione a fare. Ma non c'è un problema nel proporre da destra in Italia l'antitotalitarismo, perché di per sé l'antitotalitarismo vuol dire, parliamo di totalitarismi, in genere si parla di totalitarismi gemelli, nazismo e comunismo, però in Italia abbiamo il fascismo. E allora proporre un antitotalitarismo non rischia di essere un effetto boomerang per le destre italiane? No. Non lo è, perché esplicitamente le destre italiane si richiamano alla lezione di De Felice, che dice che il fascismo non è un totalitarismo, tutta più un totalitarismo imperfetto. Non si richiamano alla lezione dell'allievo più smart di De Felice, che è Emilio Gentile, secondo il quale, come sapete, invece il fascismo è pienamente un laboratorio totalitario, perché non esiste un modello ideale di totalitarismo, sono tutti laboratori totalitari. In Italia, in Germania, in Unione Sovietica. No, loro lo dicono esplicitamente. Per noi il fascismo non è un totalitarismo, è appunto quella dittatura dal volto buono, necessaria perché sennò avremmo avuto il dominio comunista in Italia, eccetera, eccetera. Casomai dov'è che si prova a fare, si sente l'esigenza di fare ammenda di qualcosa? Sì, di qualcosa si prova a fare ammenda, delle leggi razziali. Quasi che le leggi del 38 fossero l'unica macchia del fascismo, diciamo per onestà, chi è che
svolge questo compito, no? Questo ripensamento del passato, è Fini, Gianfranco Fini, che segretario del Movimento Sociale, poi porta il partito Alleanza Nazionale, ed è lui che diciamo, intraprende questo percorso di resa dei conti col passato, incentrandosi, passato fascista, incentrandosi sull'antisemitismo. No? Vi ricorderete, allora, prima va a visitare le fosse ardeatine, poi va a visitare Auschwitz, poi fa un'intervista a un giornale israeliano in cui condanna le leggi razziali italiane del 38, poi fa la visita di Stato in Israele in cui dice che il fascismo, in quanto corresponsabile della Shoah, è il male assoluto, dicendo una cosa opposta rispetto a De Felice. E perché fa questo? Perché deve fare questo, Fini? Ve lo dico molto semplicemente, perché allora, nell'Europa di allora, non era tollerabile che un esponente di un partito di destra estrema arrivasse a posizioni di governo se non dava delle garanzie. E Fini, malauguratamente, nell'aprile del 94 aveva rilasciato un'intervista alla stampa in cui aveva detto che Mussolini era stato il più grande statista del secolo. Allora, un politico nell'Europa ora non avrebbero problemi, nell'Europa di oggi non ci sarebbero problemi, ma nell'Europa di allora è come se c'erano problemi. Perché nel 99, quando in Austria il partito di Haider, Jörg Haider, partito a destra austriaca, ha un risultato enorme, ci sono delle reazioni inusitate a livello di cancellerie europee. C'è una risoluzione del Parlamento europeo che esplicitamente esprime orrore per il risultato politico delle elezioni austriache. Io non ho mai visto nessun documento diplomatico di nessuna parte del mondo una posizione così forte. Cioè Haider faceva orrore. Il cancelliere tedesco Schröder nel 2001, quando ci sono le elezioni in Italia, che Berlusconi rischiava di vincere, infatti vinse, dice, ma l'Europa dovrebbe fare qualcosa anche nei confronti dell'Italia, pensando proprio a Fini. Allora, capite perché Fini doveva fare quella cosa lì, quel percorso di legittimazione agli occhi delle istituzioni europee, del cancelliere europeo. Per l'Italia non c'erano problemi. No. Devo dare atto a Fini, te lo dico anche a livello personale, perché io il mio primo libro, La guerra e la memoria, è uscito nel 2005, quindi finito di scrivere nel 2004, io dicevo, beh sì, appunto Fini si limita a prendere solo questo aspetto del fascismo. No, le leggi antisemite non basta. E in realtà lui il percorso lo fa tutto. Non a caso dopo quel viaggio in Israele diventa ministro degli esteri, eccetera, che non sarebbe potuto diventare prima. Però lui poi diventerà presidente della Camera. Effettivamente il percorso lo fa fino in fondo. Fini condanna in maniera radicale il fascismo, la Repubblica Sociale, tutto, non solo le leggi, quello delle leggi razziali. E con la conseguenza che si perde tutti i suoi. Cioè l'establishment di Alleanza Nazionale lo molla, ovviamente a partire da Alessandra Mussolini per prima, ma poi Ignazio La Russa, Alemanno, tutti quelli insomma li conosciamo, prendono le distanze da Fini su questi punti. Poi le prenderanno anche sulle politiche concrete, quando Fini rivendica i diritti civili, omosessuali, eccetera, e lì, anche lì c'è qualcosa che non torna. Arrivo alla conclusione. Beh, insomma, tralascio alcune cose, ma andiamo due cose riguardano fascismo e resistenza. Sul fascismo possiamo vedere che ci sono ancora due grandi lacune, a mio avviso. La prima lacuna ha a che vedere con quello che ha osservato già all'inizio degli anni 2000 proprio Emilio Gentile, cioè quel processo di defascistizzazione retroattiva del fascismo, la chiama lui, cioè nell'opinione pubblica italiana. Il fascismo viene privato dei suoi tratti oppressivi, violenti e talvolta anche criminali che storicamente ha avuto e diventa appunto quella dittatura bonaria che faceva arrivare i treni in orario, bonificava le paludi, eccetera. Quindi la dimensione della violenza fascista, che è un elemento caratterizzante del fascismo fin dall'inizio, fin dalla presa del potere, e poi successivamente, ricordo, l'Italia è in guerra costantemente dal 1935,
quell'elemento è stato perso, anche grazie al paragone fuorviante col nazismo. C'è un altro punto, ecco, ma scusate, questo può essere interessante ricordare, noi abbiamo un calendario civile completamente rinnovato dal 2000, non solo la giornata della memoria, giorno del ricordo per le foibe, no? Ci sono tantissime giornate, come sapete, sono lavorato a scuola, quindi lo sapete bene. Ce ne sono due, fra le tante, ci sono due proposte di legge che non sono passate. Una proponeva istituire una giornata in ricordo delle vittime del colonialismo italiano, l'altra una giornata in ricordo delle vittime del fascismo. Queste non hanno fatto neanche mezzo passo in Parlamento. Quindi laddove si va a toccare, diciamo, i gangli nevralgici, cioè le nostre responsabilità, non ci sono, diciamo così, gli equilibri politici, forse neanche una massa critica culturale tale da far passare queste cose. L'altro elemento, come prima vi parlavo, no, delle paludi bonificate, riguarda proprio una, diciamo, un esame critico, un'analisi critica con le politiche sociali del fascismo. Noi ultimamente abbiamo avuto, no, i libri dell'amico Francesco Filippi, un grandissimo successo, anche Mussolini faceva cose buone, che ha, come dire, smantellato punto per punto questo. Ha venduto un sacco di copie, beato lui, ho visto l'ultima cosa, pare 200.000 copie, quindi bravo, io fossi lui sarei già andato in vacanza, avrei fatto un sacco di cose, e ora no, sto scherzando. Però c'è un elemento fondamentale, che è molto, una carenza del nostro approccio a queste cose. Allora, qual è il punto? È che non si può giudicare il fascismo, come appunto molti italiani fanno, sulla base delle presunte cose buone che ha fatto. Perché alcune sono presunte, altre sono buone, ma attenzione, il fascismo che cos'è? Cos'è stato? È stato, come il nazismo, come il comunismo, una welfare dictatorship, dicono gli inglesi, una dittatura del welfare. Siamo nel Novecento, è un regime novecentesco, non può non fare politiche sociali un regime nel Novecento, perché sennò saremo nell'Ottocento, no? Allora, non è quello il criterio per giudicare il fascismo, perché se allora io pretendo giudicare il fascismo sui treni, ogni tanto erano in orario, sulle paludi bonificate, che erano state bonificate anche dall'Italia liberale, ma allora il nazismo ha fatto delle autostrade straordinarie, ha fatto degli asili nido per i biondi bambini tedeschi straordinari, ma allora meglio di tutti il comunismo, che ha preso un paese del terzo mondo, diremmo oggi, e in 448 con tre piani quinquennali l'ha trasformato nella terza potenza industriale, ha fatto un'opera di scolarizzazione pazzesca. Non è quello il modo però per giudicare i regimi. Quindi questo è un altro elemento molto importante, e credo che nella scuola sarebbe importante non solo parlare dei crimini del fascismo, si sta facendo negli ultimi anni, ma anche di questo elemento. Ultima cosa sulla resistenza, che è stata ovviamente fortemente criticata di nuovo negli anni appunto dopo l'89, riprendendo tutti quegli elementi di una critica di cui abbiamo già parlato, quindi tra l'altro vedendo anche ritornare fuori discorsi molto vecchi della vulgata neofascista, tout court, l'8 settembre, giorno del disonore, giorno del tradimento, giorno della rovina dell'Italia, ma prima l'Italia che ce l'ha portata in guerra, no? Quindi lasciamo, o l'idea della cos'era per il neofascismo e cos'è la resistenza, è una guerra fratricida alimentata dall'esterno, portata avanti per interposta persona, cioè sono i comunisti che obbedendo a Mosca fanno la guerra civile, finisce in un bagno di sangue inusitato e viene definito immotivato, e invece no, motivato, ma come pensavate poteva andare a finire? Ma in Francia c'è un bagno di sangue quasi peggiore che in Italia, senza aver avuto, no, dopo Vichy sto parlando, senza aver avuto 20 anni di regime, non entro nei particolari, insomma, tutte le critiche alla resistenza. Quale risposta è stata data? A parte la mobilitazione 25 aprile a Milano, tutte queste cose qua importanti, il ruolo fondamentale Quirinale, Presidenza della Repubblica, Ciampi soprattutto, poi Napolitano, infine Mattarella, che è veramente il baluardo istituzionale. Cioè se ad esempio non è stata introdotta una legge che ha abolito il 25 aprile, mi dicono,
che si debba al Quirinale. Se sono stati ritirati i progetti di legge avanzati all'Alleanza Nazionale per parificare combattenti di Salò e partigiani, ad esempio l'onorificenza, l'ordine del tricolore, poteva essere assegnata sia a un partigiano sia a un combattente di Salò, tutte cose ritirate fra il 2006 e il 2007, se sono state ritirate si deve al Quirinale. Che cosa ha fatto il Quirinale? Ha portato avanti una pedagogia civile, una politica della memoria che ha riabilitato e rilanciato la resistenza in una chiave però molto, molto specifica, nazional-patriottica, resistenza come unione di popolo e forze armate, di cui Cefalonia, gli internati militari, tutte cose bellissime, no? Però in questa visione all inclusive della resistenza, in cui ci sono i militari di Cefalonia, le donne che aiutano gli ebrei piuttosto che gli italiani o i prigionieri di guerra alleati in fuga, in questa visione all inclusive è cambiato il baricentro, cioè ci sono pezzi partigiani, ci sono più partigiani, no? Fino a quando? Quando è che abbiamo ritrovato i partigiani e l'antifascismo nei discorsi della Presidenza della Repubblica? Fino a Mattarella, e in particolare il Mattarella di 3 mesi fa, discorso a Boves del 25 aprile, leggetelo, capolavoro. Allora lì, in quel discorso, la parola fascismo l'ho contata, ricorre 14 volte. Nei discorsi di Ciampi spesso non c'era. No, ovviamente era un'altra Italia, un altro equilibrio politico, quello che volete, ma questo è importante. Altro elemento, e su questo chiudo, altro elemento, l'elemento europeo. Qual è la resistenza plausibile in Europa o che piace all'Europa? C'è una resistenza che piace all'Europa? Sì, c'è, ma è molto particolare. Lo trovate nella risoluzione del Parlamento europeo 19 settembre 19, importanza della memoria comune per il futuro dell'Europa, in cui a un certo momento, dopo aver insistito sull'importanza del paradigma antitotalitario, quindi crimine del comunismo uguale a crimini del nazismo, serve una Norimberga rossa, ad esempio, cioè vanno puniti i crimini del comunismo come sono stati puniti i crimini del... Dopo tutte queste cose c'è un passaggio in cui si propone di istituire una giornata internazionale dedicata agli eroi della lotta antitotalitaria. E si fa un nome, si fa una data, molto, molto, molto preciso il Parlamento europeo. Si fa la data è il 25 maggio e il nome è quello di Witold Pilecki. Witold Pilecki era un ufficiale dell'armata polacca che ha combattuto con grande coraggio contro i nazisti, uno di quelli si fa prendere, sta dentro Auschwitz, no? per poi denunciare quello che i tedeschi fanno ad Auschwitz, sopravvive, scappa, va a Londra dove c'è il governo polacco in esilio, dopo la fine della guerra torna in Polonia, combatte contro il governo comunista, viene arrestato, processato, condannato a morte e fucilato. 25 maggio 1948, non 45, non 44. Quindi il modello del resistente per l'Europa di oggi è Pilecki. Vi ricordo che c'è un istituto Pilecki in Polonia, uno dei 3 istituti più finanziati dal governo attuale polacco, non a caso. E allora cosa significa? Qual è la resistenza che piace all'Europa? Quella antitotalitaria. Cioè quella di chi ha combattuto contro il nazismo e contro il comunismo. E questo va benissimo per la Polonia e per tanti paesi. Crea qualche problemino invece a paesi dell'Europa occidentale che hanno una storia diversa. Crea un problema a noi, crea un problema ai francesi. Cosa? Vi ricordo che il presidente Sarkozy nel 2007, al momento dell'insediamento Sarkozy, destra repubblicana, lesse una lettera di un condannato a morte della resistenza francese, si chiamava Guy Moquet, un ragazzino di 17 anni, comunista. In Francia quel gesto lì è stato molto criticato, ma non perché il ragazzino ha letto la lettera di un comunista, ma perché il presidente ha praticamente chiesto a tutte le scuole francesi che il giorno dopo leggessero quella lettera. Cioè era un abuso di potere a parte del presidente. Ma nessuno ha storto la bocca perché aveva nominato un resistente comunista francese. Nell'Europa di oggi quel gesto lì sarebbe possibile? Secondo me non lo farebbe, sai, così. Oppure, prendiamo all'Italia, qual è
Abbiamo un esempio di resistente partigiano conforme a questa visione? Sì, ce l'abbiamo. Edgardo Sogno, prode, valorosissimo partigiano monarchico, valorosissimo, poi però implicato in trame, insomma, un po' parte di golpe all'inizio degli anni 70, detto da lui, non da altri, famoso libro intervista con Aldo Cazzullo. Quindi non a caso alla figura di Edgardo Sogno la destra italiana ha dato molto spazio negli anni, sia anni 90 ma anche recentemente, soprattutto Forza Italia. E poi però abbiamo un altro episodio molto interessante di 3 mesi fa. Non so se avete visto la lettera di Giorgia Meloni al Corriere della Sera in occasione del 25 aprile. Non l'avete visto, però vi faccio vedere, ce l'ho qua forse. La foto che accompagnava. Questo è il Corriere della Sera. L'ultima parte dell'intervista. Questa è Giorgia Meloni che è a braccetto con un'anziana signora. L'anziana signora è un'ex partigiana, insignita medaglia d'oro al valor militare, e Paola Del Din è l'unica donna che si sia fatta paracadutare, cioè valorosissima. Penso aveva perso anche il fratello. C'è una questione interessante. Questa valorosissima partigiana faceva parte della brigata Osoppo e Giorgia Meloni ha detto: bene, io come dire, elogio chi come questa signora è una vera patriota perché non ha una posizione ideologica. Non usa la parola comunista, non dico la parola anticomunista, ma il significato è esattamente lo stesso. Paola Del Din va bene perché non è comunista. Perché è una partigiana che si autodefinisce patriota, come del resto tutti i partigiani si definivano così. Il problema è quale patriottismo. Mattarella nel discorso a Bove l'ha spiegato bene quale patriottismo serve. Quindi, di nuovo, come dire, una dimensione, una declinazione italiana di un discorso europeo che è in pieno corso, una sfida aperta. E insomma, vediamo che cosa succede. È sempre molto, molto stimolante seguire i discorsi di Mattarella, vedere quello che avviene in Italia. La questione che volevo appunto sottolinearvi era di stare molto, molto attenti ai legami che ci sono fra il contesto nazionale e il contesto europeo, perché ora non abbiamo parlato delle foibe, se no lì i legami sarebbero evidentissimi. Il dibattito italiano, non solo il dibattito italiano, ma anche le azioni legislative in Italia sono strettamente legate a quello che avviene in Europa. Vi ricordo solo una cosa perché bene ce l'abbiamo tutti presente: la proposta di legge ferma in Senato, presentata all'Alleanza Nazionale l'anno scorso, che chiede di estendere la legislazione antinegazionista introdotta dal Parlamento italiano nel 2016 anche alle foibe. Cioè la legislazione introdotta per la Shoah, l'antinegazionismo a Shoah, di estenderla anche alle foibe. Questo prevede sanzioni penali fino a 3 anni di carcere per chi nega o ha posizioni di riduzionismo nei confronti di quel fenomeno. Quindi questo è un altro elemento, diciamo, secondo me, di grande interesse e anche di grande preoccupazione. Problemi di storici. Guardi, gli storici hanno enormi problemi. Infatti, abbiamo fatto un incontro da poco con Eric Gobetti. E lui ha detto: Eric, prepara, io ti porto le arance in carcere. Così, no, infatti, già c'è, sì, lui poverino ha già vari problemi. Ma infatti, no, ora a parte chiudo perché sennò veramente a parte Eric Gobetti che è esposto, però attenzione, c'è una situazione paradossale. Anche uno storico assolutamente, diciamo, inattaccabile come Raul Pupo, che nel 2013 ha tenuto il discorso ufficiale al Quirinale per il giorno del ricordo, invitato a Napolitano, è entrato fra gli osservati speciali, anzi è stato direttamente accusato, ad esempio, al Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, in quanto referente scientifico del Vademecum sul giorno del ricordo fatto dall'Istituto della Resistenza di Trieste, che è considerato un documento riduzionista.
Allora siamo veramente alla follia. Secondo me, follia è una cosa pericolosa. Io infatti, io e altri colleghi come Giulio Albanese e altri abbiamo fatto 2 anni fa una lettera aperta a Mattarella proprio per metterlo in guardia rispetto a questa deriva a nostro avviso pericolosa. Qualsiasi direzione politica sia, cioè qui il problema è la politica che interviene nel campo della storia con strumenti di tipo penale in questo caso. Quindi, e questo, insomma, e qui davvero stiamo a vedere che succede un po'. Gobetti era preoccupato, ma spero che non debba portargli le arance in carcere. Va bene, grazie.